Ciao a tutti, oggi è giovedì 28 giugno 2018, sono qui con il professor Manzini al laghetto della stazione, dei giardini della stazione. Ecco qui il professore. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, siamo qui perché abbiamo visto un certo movimento e ci siamo avvicinati e ci siamo accorti che gli operai del comune stanno effettuando una buona azione di pulizia di quest'area che era abbastanza degradata. Hanno tosato la siepe, questa siepe che contornava questa pertinenza, hanno scolpito questi cespugli, questo e anche quello lì dietro, stanno raccogliendo tutte le foglie e tutti i rami presenti in questo. E la porcheria? Sì, anche la porcheria. Tra l'altro, proprio in questa zona, con le fronde molto sviluppate, c'era un ricovero di persone anche drogati, vedete, drogati, qui c'è una siringa e quindi una pulizia che sa un po' di sanificazione. Dobbiamo dare il plauso al comune che quando si muove fa le cose per bene. E adesso aspettiamo solo di trovare una soluzione per il laghetto. Speriamo che prima della fine della stagione possiamo essere in grado di darvi delle buone notizie. Se mi segui anche con lo sguardo, possiamo far vedere il lavoro fatto qui intorno e anche dietro, un'area che sta assumendo diciamo una prospettiva e anche una visione migliore di quella che era fino a poco tempo fa. Quindi quando le cose si fanno, il fare produce dei buoni risultati e soprattutto dà anche il messaggio e l'impressione che le cose funzionino e che non si metta in moto quel meccanismo perverso che è quello della cosiddetta finestra rotta. Speriamo che... Perché se la finestra è sana, che si mantiene sana, in parole povere. Sì, cioè se la situazione viene tenuta bene e non attira a degrado, non attira vandalismo, non attira abbandono, ecco, semplificando è così. Ma l'abbiamo già detto tante volte, per cui ormai dovrebbe essere noto a tutti. Ok, va bene. Grazie professore. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti!